Allora, sempre nella primavera del 69, 45 anni fa, scoprivo alcune linee strane, l'ellisse, che per il liceo classico manco si faceva, era una cosa strana, ovviamente lo scientifico, addirittura adesso al sociopsico l'ho sempre fatto io. Ci sono le video lezioni tra le prime, roba proprio del 2006, credo, è stato 2006. Le video lezioni sulle coniche, conic con la K A dalla 1 fino alla 5. Qualcuno di voi l'avrà vista. Il mio figliolo allora aveva 13 anni, ma ne ha quasi 10 di più, che mi aiutava a disegnare l'ellisse tenendo fermi due capi di un filo. Fare una dimostrazione pratica e spettacolare della cosiddetta tecnica del giardiniere per disegnare l'ellisse. Comunque, lasciamo perdere appunto l'equazione, quelle cose lì, c'è già tutto nelle lezioni di matematica. C'è da aggiungere invece una cosa che scoprivo in quel periodo leggendo vari libri. C'era un famoso libro che con 600 pagine, un tomo così, Courant Robbins, che cos'è la matematica, che con il mio amico di Roma l'abbiamo divorato trovando un sacco di spunti per un sacco di cose fuori delle solite. È una cosa fuori delle solite sulle coniche che qualcuno di voi avrà visto, ma non credo tutti, e in ogni caso sul web c'è animazioni 3D, cose bellissime, e la dimostrazione del fatto che un piano che interseca una superficie conica con un angolo, cioè senza essere perpendicolare all'asse della superficie conica, in quel caso viene fuori una circonferenza, no? La sezione. Se ha una certa inclinazione, viene fuori un'ellisse. Ecco, c'è una dimostrazione geometrica bellissima che vi faccio vedere, vale la pena, che è dovuta a un tale Dandelin, è un francese, anzi forse la madre era di origine belga, infatti lui su Wiki la biografia risulta come matematico belga, in realtà è stato moltissimo in Francia ai tempi della rivoluzione, tra l'altro era un matematico che lavorava anche per l'esercito, quindi studiava le cose anche alla bellezza di 28 anni, quindi relativamente giovane. Scoprì questa dimostrazione che vi faccio vedere. Allora immaginiamo, io ho la superficie conica, la taglio con un piano e viene fuori questa linea che io devo dimostrare che questa linea rispetto a due punti che stanno su questa linea, quindi su questo piano, qui già c'è la linea, rispetto a qualsiasi punto P della linea, la somma delle distanze è costante. Allora vediamo come si fa. Prima cosa, si prende una sfera, e la si inserisce, tangente alla superficie conica all'interno e tangente al piano. È chiaro che è possibile farlo, cioè io posso partire da una sfera che sta, che ne so, proprio vicino vicino al vertice, okay, che ha una sua linea di tangenza rispetto alla superficie e poi la ingrandisco, vado giù finché non tocco il piano, ok? Finché non tocco il piano, quindi abbiamo una situazione, tra l'altro, ecco, guardiamo un po' come l'ho disegnato qua. Qui posso disegnare alla stessa maniera l'insieme dei punti con cui la sfera è tangente alla superficie conica. È una situazione tridimensionale analoga a quella che si ha con la circonferenza. Sapete che quando ho una circonferenza, ho un punto esterno ad essa, se io traccio le semirette tangenti alla circonferenza, c'è una dimostrazione banale geometrica, dovuta alla uguaglianza dei triangoli rettangoli, eccetera, per cui risulta che i segmenti che uniscono il punto comune di queste due semirette con i punti di tangenza, questi due segmenti sono uguali, è anche intuitivo, si vede benissimo.
nelle tre dimensioni, quelle che sono uguali sono tutti i segmenti che uniscono il vertice della superficie conica con qualunque punto di questa linea, di questa circonferenza, che è la linea dei punti tangenti della sfera rispetto alla superficie conica. Cosa si fa il passo successivo? Beh, si guarda semplicemente che io qui l'ho disegnata un po' diversa, comunque qui è in rosso questa benedetta linea che è l'insieme dei punti di tangenza della superficie di questa sfera con l'interno della superficie conica. Tutti questi punti sono equidistanti dal vertice, ovviamente, per lo stesso motivo di quella cosa in due dimensioni che abbiamo visto prima. Ma questo vale, dunque, no, in realtà non dobbiamo vedere la distanza dal vertice, non ce ne frega niente, questo ci è servito per riflettere, va benissimo. No, vale per il nostro punto, chiamiamolo, sappiamo che poi sono i fuochi, no? Chiamiamolo F1 e poi c'è l'altro che è un F2, no? Questo punto fuoco è tangente, perché abbiamo visto che è il punto di tangenza, è il punto di tangenza della superficie sferica con il piano. La distanza tra F1 e P, quindi questa distanza qua, è per motivi geometrici analoghi alla storia che vedete prima, per cui le tangenti, i segmenti di tangente sono sempre uguali. Questo vale nelle due dimensioni, ma vale anche nelle tre. Allora, questa distanza tra F1 e P, quindi tra un punto P e la tangente alla superficie sferica, è uguale a quello che ho segnato in verde, che è di nuovo un segmento che unisce il punto P con un punto Q, che è di quei infiniti punti di tangenza della superficie sferica, con la superficie conica. Quindi abbiamo PQ uguale a PF1. Secondo passaggio, ed è l'ultimo. Facciamo arrivare da sotto una superficie sferica che sia tangente all'interno della superficie conica e che vada su fino ad essere pum, tangente al piano che la blocca, perché poi di là c'è l'altra sfera. Adesso la disegniamo, immaginiamo, dovrebbe essere una cosa di questo genere. Allora, è una sfera fatta più o meno così. C'è l'ombra, ok? E qui c'è il riflesso, perché ovviamente è come una bolla di sapone la sfera. Allora, questa sfera che abbiamo messo da sotto, tangente alla superficie conica e tangente al piano, dunque a parte il punto di tangenza del piano, poi questa superficie sferica c'ha chiaramente, come l'abbiamo disegnato per l'altra, c'ha una circonferenza con la quale lei, superficie sferica, lei è tangente alla superficie conica, ok? Una cosa tipo quello che succede nell'altra sfera, però più sotto, e l'ho segnato in rosso in analogia con questa segnata in rosso qua, ok? Qui cosa succede? Allora, la sfera che ho messo adesso è tangente alla superficie conica, ok? Se io prolungo questo segmento QP e vado a finire qua, dunque lo devo prolungare in verde, dov'è il verde? Eccolo qua. Il QP in verde lo prolungo fino a qua e arriva a un punto che chiamiamo R. Ok? Se io dal punto P vado a vedere qui dal punto di vista prospettico un po' non si vede molto bene.
Comunque, se guardate su Wiki, questa dimostrazione diciamo, è corredata da immagini perfette fatte a calcolatore, quindi lì gli eventuali incongruenze che si vedono nel mio disegno non ci sono. Comunque, fatto sta che noi, se facciamo questo ragionamento, il punto P che si trova sul piano ed è il punto con cui la. Dunque, no, la sfera è il punto in cui tocca il piano e il fuoco, ok? Dal punto P arrivare al fuoco è come in questi casi qua, no? È da un punto esterno arrivare tangente alla sfera. Quindi dal punto P all'F2 è arrivare con un segmento da un punto che è esterno alla sfera, arrivare tangenti alla sfera. Ma lo stesso PR, quest'altro segmento qua, cosa fa? Va dritto in un prolungamento dalla semiretta che parte dal vertice del cono, si va ad un punto R che anche lui è uno degli infiniti punti di tangenza della sfera alla superficie conica, quindi questo segmento PR anche lui è tangente alla sfera qua, cioè questo segmento P è tangente ad R, tangente F2, tangente per R, tangente per F2 alla famosa sfera. Quindi anche qui, anche se per prospettiva si vedono diversi, ma questo segmento qua deve essere uguale a questo qua. Stesso ragionamento. Allora facciamo una cosa. F1P, questo segmento qua, è uguale a questo, e va bene. E F2P è uguale a quest'altro. La somma dei due è uguale alla somma di questi due segmenti verdi, no? Ma questa somma di segmenti verdi è sempre uguale, dovunque mi metta. Quindi è costante. Quindi la curva è un'ellisse. Capito? Madonna. Boh. Penso di aver detto tutto. Faccio solo un'ultima cosa spettacolare, visto che questi disegni sono così belli, me li voglio segnare. Allora, c'è ogni tanto qualcuno che dice: oh, la lavagna dove l'ho presa, la voglio comprare anch'io, no? Non so se avete notato nei commenti sui video. Ogni tanto rispondo, però le risposte finiscono associate a un video piuttosto che un altro e la gente poi non le vede queste risposte. Cosa succede? Che adesso colgo l'occasione, quelli che capitano a vedere questo video avranno la risposta dal vivo. Questa lavagna qua la comprai ormai sono 20 anni fa. Fine anni 80, la comprai all'inizio degli anni 90, quindi ci sono 20 anni fa, ed era un prodotto che era uscito sul mercato, lo facevano in Giappone, fine anni 80, ed era spettacolare. Ma perché è spettacolare? Non è solo il fatto di girare, perché pochi di voi hanno visto quello che c'è nella video lezione, togliamo quella delle coniche. Nella video lezione UniB4, mamma mia, ma si può scrivere così? Venga, mi spiego. Uni, universo, B4. È una delle video lezioni sulle costellazioni, quella che fa le costellazioni circumpolari. Lì, in quell'occasione lì, ho fatto vedere questa roba che adesso vi mostro, e cioè il fatto che questa qui non è una lavagna con cui scrivi e basta, eh? Questa qui è una lavagna autocopiante. Cosa vuol dire autocopiante? Ecco, nella video lezione che vi dicevo, io avevo la telecamera vecchia che rispetto a questa aveva una cosa interessante, aveva il telecomando. Col telecomando potevo fare le zoomate. Qua bisognerebbe fare una zoomata indietro e vedere cosa succede di lato. Pazienza, abbiate fede, vedrete in quella famosa video lezione quello che non riuscite a vedere qui. E cioè che quest'arnese mostruoso, in realtà ha dentro tutto un sistema di rulli per cui questo nastro su cui è scritto tutto viene fatto ruotare, ci sono delle fotocellule che la scansionano, la lavagna, e ti fanno uscire su un attrezzo che è praticamente un faxo, carta termica, ti fanno uscire una copia di quello che ho scritto. Guardate.
miracolo. Adesso era 4-5 anni che non la facevo funzionare, un miracolo che funziona ancora. Le robe meccaniche, c'è sempre il dubbio che si, dopo anni si incricchino e non funzionino più. Qui al solito, vi dicevo, non potete vedere la parte in là della lavagna dove c'è questo apparecchio che stampa, che faxa, ma quando è finito pigliamo il foglio e facciamo vedere l'opera. Ecco qua, fotocopiato tutto il lavagnato, con una piccola pecca purtroppo. Questi giapponesi hanno fatto una cosa bellissima, mostruosa, ma fecero un errore di progetto assurdo, nel senso che le dimensioni della lavagna le scelsero, non so se non è neanche un rettangolo aureo, no? Le scelsero un po' più panoramiche, diciamo, rispetto al formato A4. Poi qualcuno si accorse che poi ste robe non venivano fotocopiate, cioè non erano compatibili con il formato A4, e fecero la stupidaggine di magari semplicemente via software di riparametrizzare le dimensioni dell'immagine che viene scansionata, e il risultato farlo diventare, con una trasformazione anamorfica, farlo diventare una 4. Il risultato è che se tu hai disegnato una circonferenza ti viene schiacciata, perché lui ti prende questo cacchio di immagine e te la stringe. Non nel caso delle due, ecco, nel caso delle due lavagne, cioè la scansione completa lo faccio correttamente. Quando gli chiedi una sola lavagna, pensando al formato A4, te la fa schiacciata, quindi viene una roba non tanto ben utilizzabile. D'altra parte, cioè, stampare sempre il doppio non è che ha molto senso. Ok, piaciuto lo spettacolo? Ecco, chi mi chiede, dove la trovo questa lavagna? Non la trovi più, questa cosa è uscita di produzione primi anni 90, poi io era su Mondoffice come distribuzione, ho fatto ancora in tempo a prenderne io una, credo che poi dopo nel giro di pochi mesi è uscita dal catalogo, non c'è più, però era costata un patrimonio. A confronto, allo stesso prezzo, le attuali LIM, le lavagne interattive multimediali che si vendono a scuola, ce n'è da 1000 euro anche, e sono 100 volte meglio, perché ti permettono, a parte che non hanno la stampa fisica così, ma ti permettono di memorizzare tutto su un piccolo portatile attaccato, memorizzare decine di lavagne e richiamarle. Qui se io cancello qualcosa l'ho perso, cioè quello che posso richiamare è questo. Lì hai memorizzato tutto, c'hai tutti i colori che vuoi. L'unico difetto è che se io le video registro si vede male, non si vede così luminoso come dal vivo, ma dal vivo sono spettacolari. Quindi chi vuole una lavagna spettacolare si compri una LIM, una lavagna interattiva multimediale. Vai!